Bella a tutti ragazzi, sono Factor Mode e oggi sono qui con una bella guida su come installare Vegas Pro 14 gratuitamente con una crack. Ecco, praticamente come faccio a vedere nel video, voi potete notare che ho il prodotto grazie al TeamVR. TeamVR appunto è una forma di hacker cracker che fanno queste cose. Praticamente molto semplice, voi dovete andare su il mio canale YouTube, guardare il mio video, selezionare in descrizione il link che vi metto, cliccare, fare copia e incolla, incollare nel browser, io uso Google Chrome. Ecco, nella pagina AdFly dovete attendere 4 secondi, 5 secondi, cioè dopo 4 secondi avanti. Poi non dovete cliccare scarica con MegaSync, perché se cliccate MegaSync, come vedete nel video, vi si apre una finestra di download. Voi dovrete scaricare un programma che si chiama MegaSync e praticamente potete installare dopo questa cosa. Quindi non fatelo, scaricatelo direttamente col browser, con la quadratina da parte. La attendete il caricamento al 100%. Una volta andato al caricamento, voi cliccate salva. Salvate il file. Io ovviamente ce l'ho già, quindi come vedete ho fatto sostituzione. Voi dovete cliccare salva e basta. Una volta completato, voi andate direttamente ad aprire il file Vegas Pro 14 con WinRAR o WinZip. Voi che non avete ancora installato Vegas Pro, scusate, Vegas Pro 14, dovete cliccare Trial Vegas Pro 14.exe. Con questo link vi si aprirà l'installazione, il file di installazione. Quindi voi selezionate la lingua, cioè tedesco, inglese, francese. Bene, una volta cliccato, come vedete, è partito subito il download. Adesso io l'ho annullato perché ce l'ho già installato, se no mi sarebbe un casino. Bene, ecco, una volta completato, non aprite per nessun motivo Vegas Pro. Non dovete aprirlo. Dovete aspettare, attendere finché non avete fatto la patch. Bene, voi andate su, sempre sulla cartella WinRAR, che è Vegas Pro 14, cliccate su Vegas 14 patch, fate un doppio clic. Ebbene, e dopo vi si aprirà. Ok, qua avete tutte le scritte in rosso, ma non preoccupatevi, non allarmatevi. Basterà sempre cliccare avanti, che è quella finestrella che sto indicando col mouse. Sempre dove è blu, cliccate sempre avanti, 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 avanti e fine, è finito il vostro gioco. E a questo punto potete andare su Vegas, aprire Vegas 14 e riutilizzarlo tranquillamente. Trovate tutti i file in descrizione e un saluto da Factor Mode, ragazzi.